Inizia la fase 2. Fase 2 è molto delicata, delicata soprattutto sia per l'eventuale contenimento del contagio, ma soprattutto perché finalmente le imprese possono ripartire e possono ricominciare l'attività. Purtroppo diciamo che le istituzioni, la regione, nonostante abbiano fatto degli interventi, questi interventi a nostro avviso non sono stati così significativi da supportare le imprese e da dare una mano concreta a loro, sia per quanto riguarda la liquidità che quanto riguarda tutto il resto. Ci siamo organizzati rispettando il protocollo nel miglior modo possibile e direi anche alla perfezione. Abbiamo sanificato gli impianti di aria condizionata, abbiamo escluso il ricircolo dell'aria e è venuta ieri, abbiamo fatto la sanificazione di tutti i locali e di tutti gli strumenti. Abbiamo poi costruito un percorso di ingresso e di uscita per i clienti e a loro disposizione ci saranno guanti, se ne hanno bisogno mascherine e igienizzanti su tutte le postazioni. Io e i miei collaboratori rispetteremo tutte le norme per assicurare una corretta igiene per noi e per i nostri clienti. Questo è praticamente l'ingresso dove accogliamo la cliente. La cliente entrerà, verrà fatta sedere qui, dovrà togliersi le scarpe, mettere le scarpe nella busta e indossare delle scarpe monouso, firmare l'autocertificazione. Dopodiché, una volta indossate le mani, le scarpe monouso, deve riporre sia il cappotto che la propria borsa in uno di questi sacchetti qui e poi può igienizzarsi le mani. Dopodiché andiamo in cabina. È preferito pagare con la carta che con i contanti. Però siccome il centro è grande, allora ho deciso di dividere le postazioni in modo tale da fare mani mani e qui ho messo un lettino che la stessa cliente che sta qui a farsi le mani poi può farsi la cera e batte sopracciglia, quello che ha bisogno. La postazione per i piedi, quindi la poltrona è coperta e questo è il nostro strumento di sterilizzazione, l'autoclave, quindi noi con tutti gli strumenti che usiamo alla cliente prima li mettiamo nel liquido paracetico, poi verranno imbustati e messi nell'autoclave. Siamo tutti quanti consapevoli che è un momento molto delicato ed era, come dire, immancabilmente inevitabile rifare un restart, anche perché dopo tutte queste settimane, questi giorni, questi mesi di lockdown, immaginiamo la difficoltà finanziaria e economica delle nostre imprese. Ovviamente anche il settore parruccheria, estetista e quant'altro sono quelle ovviamente anche più delicate anche per trovare le soluzioni dal punto di vista di sicurezza e andare a, come dire, seguire il più possibile a quanto sono i protocolli.